Desideriamo vivere in un paese normale, ma da anni siamo tormentati da questo omicidio che ci perseguita. Molti passano in auto e si fermano per scattarsi selfie con la casa di Michele Misseri sullo sfondo. È inconcepibile, vogliamo solo essere lasciati in pace. Questo è lo sfogo unanime degli abitanti di Avetrana, il piccolo paese in provincia di Taranto, divenuto tristemente noto per l'omicidio di Sara Scazzi. La quindicenne scomparve da casa il 26 agosto 2010 e il suo corpo fu ritrovato in un pozzo dopo un mese e mezzo di ricerche. Tra pochi giorni ricorrerà il 14° anniversario della morte di Sara. Per il suo omicidio sono state condannate all'ergastolo in via definitiva la zia Cosima Serrano e sua figlia Sabrina Misseri, cugina della vittima. Michele Misseri, marito e padre delle due ergastolane, ha recentemente concluso una condanna di 8 anni di reclusione. Condannato per aver occultato il corpo di Sara, inizialmente si era autoaccusato dell'intero omicidio, sostenendo di aver ucciso Sara dopo che lei aveva respinto un suo approccio sessuale. Questa confessione si è rivelata falsa. Secondo l'accusa, Michele stava tentando di depistare le indagini per proteggere moglie e figlia, le vere colpevoli. Nonostante si siano sempre dichiarate innocenti e abbiano presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, le condannate sperano ancora in una revisione del processo. Nel frattempo, Michele Misseri continua a fare dichiarazioni, alimentando l'attenzione mediatica su uno dei casi di omicidio che ha maggiormente sconvolto l'opinione pubblica negli ultimi 20 anni. La questione rimane aperta e dibattuta. Recentemente è stata annunciata una miniserie in 4 puntate sul caso di Avetrana, prodotta da Disney e intitolata Avetrana, qui non è Hollywood, in uscita questo autunno. Il titolo riflette l'intenzione di portare alla luce una vicenda che ha reso il piccolo paese del Salento tristemente famoso a livello internazionale. Gli abitanti, stanchi della continua e morbosa attenzione mediatica, difendono Michele Misseri. Si dedica al giardinaggio e conduce una vita molto riservata. Si vede poco in giro e si limita a dare il buongiorno e la buonasera. Per noi Michele è una persona per bene. I veri colpevoli sono in carcere. La prospettiva di tornare a parlare di un evento così doloroso non fa bene a nessuno. Questo, in sintesi, rappresenta il pensiero prevalente tra gli abitanti. Come dimostrato, anche i compaesani ritengono che l'omicidio della povera Sara non sia stato commesso da Michele Misseri, ma dalla moglie e dalla figlia. Queste ultime, attualmente in carcere, continuano a proclamare la loro innocenza. Il ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani, presentato dal professor Franco Coppi, loro avvocato, è in fase di discussione. I giudici di Strasburgo hanno recentemente dichiarato il ricorso ammissibile, basandosi su presunti errori durante i processi precedenti. Uno dei presunti errori riguarda l'assenza di un contraddittorio con il fioraio Giovanni Buccolieri, che inizialmente accusò Sabrina e Cosima, affermando di aver visto l'aggressione. Buccolieri descrisse la scena con grande dettaglio, sostenendo di aver visto le due donne minacciare e trascinare Sara in auto. In seguito ritrattò, dichiarando che l'episodio era stato un sogno. Gli inquirenti, considerato il livello di dettaglio nella sua testimonianza, ritennero che non fosse una semplice invenzione e indagarono Buccolieri per false dichiarazioni. La difesa di Cosima e Sabrina considera questa situazione una violazione del diritto al contraddittorio, poiché non ha avuto l'opportunità di controinterrogare il testimone. Ma cosa accadde quel tragico pomeriggio di 14 anni fa? Sara si recò a casa della cugina, dove avrebbe dovuto andare al mare. Tuttavia non uscì viva dalla villetta di Via Deledda. Secondo le indagini e le sentenze dei vari gradi di giudizio, la quindicenne fu strangolata dalla zia e dalla cugina al termine di un litigio su un ragazzo conteso. È una storia che sembra uscita da un film hollywoodiano, ma è drammaticamente reale e si svolge ad Avetrana.